Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra in Italia la festa di San Francesco d'Assisi, perché San Francesco, oltre ad essere un grandissimo santo, tra i più grandi certamente santi della Chiesa Cattolica, è anche, spero che tutti lo ricordiamo, il patrono d'Italia. Quindi dobbiamo spesso ricorrere alla sua intercessione per la nostra bella Italia. Io sono sempre fortemente in imbarazzo il giorno di San Francesco, perché capito, un'omelia deve durare 5, proprio massimo 10 minuti, ma per un'omelia feriale sono su troppi 10 minuti. E trovarsi dinanzi a un gigante di questo genere, con poche minuti a disposizione, è veramente tanto difficile, perché San Francesco è una figura veramente straordinaria nella storia della santità. Qualcuno l'ha definito il primo dopo l'unico, è il primo caso dopo San Paolo. Che San Paolo diceva di portare le stigmati di Gesù nel suo corpo. Qualcuno pensa che San Paolo sia il primo stigmatizzato, però prima di San Francesco non abbiamo casi dimostrati di qualcuno che abbia portato le stigmati. Dopo ce ne sono stati tanti, insomma, no? Padre Pio è un esempio più famoso, tra i più recenti, ma prima di San Francesco non c'è stato nessuno, capite? Avere le stigmati impresse significa che Gesù sta dicendo tu sei un altro me stesso. Quindi è una cosa grossa, insomma, no? E San Francesco ha raggiunto, diciamo, un tale grado di unione con Dio che potete scrivere, penso che tutti conosciamo, il Cantico del Regatore, quello studia anche a scuola, insomma, è un classico della letteratura italiana, perché è un poema, un capolavoro. Ma io ricordo che sono stato tanti anni in mezzo ai francescani, mi raccontavano che San Francesco scrisse quel cantico in una condizione, stava malato, fisicamente distrutto, addirittura buttato per terra, roso dai topi e cose di questo genere, e in quel contesto scrisse il Cantico delle creature. Non è l'unica, diciamo, cosa molto particolare che ha dato la vita di questo grande santo. Io, tra le tantissime cose che si potrebbero dire, ne dico solo una, perché meglio dirne una bene che dirne tante in maniera frettolosa, ed è un po' lo stile che San Francesco ha introdotto nella Chiesa. San Francesco è vissuto in un'epoca storica difficile della Chiesa, così come il suo diciamo così, compagno di tempo, San Domenico. Sapete che San Francesco e San Domenico sono anche conosciuti, i fondatori dei Domenicani, e sono i fondatori degli ordini mendicanti che nel Medioevo, in quel periodo del Medioevo, hanno assolto la grande funzione di portare il Vangelo nelle neonate cittadine. Capito? Voi sapete che fino a quel tempo, ricordiamo un po' di storia, la vita della gente si svolgeva nelle campagne, con sistema feudale, e diciamo i monaci che hanno fatto per mille anni grande opera di custodia della fede e di evangelizzazione. Però adesso la gente si stava spostando in città e nasceva la borghesia. Il padre di San Francesco faceva, come sappiamo, il mercante di stoffe. E quindi chi ce lo porta a mangiare nelle città? Gesù ha suscitato San Francesco e San Domenico per questa missione, ma non solo questo. Voi sapete che la storia di San Francesco, nelle sue prime tappe, ebbe la grande visione nella chiesa di San Damiano, che c'è ancora ad Assisi. Il crocifisso si animò, quel famoso crocifisso francescano, quello stilizzato, bizantino, con lo sfondo rosso, tutti quanti lo conoscono, e disse a San Francesco: Francesco, va e ripara la mia casa, perché come vedi va in rovina. Voi sapete che l'arte di Giotto ha rappresentato con la Basilica di San Francesco pittoricamente questa scena, così vede la Basilica di San Giovanni in Laterano, dove, attenzione, allora risiedeva chi? Il Papa, perché la cattedrale di Roma non è San Pietro, è San Giovanni in Laterano. I papi hanno vissuto lì per tantissimi anni, e si vede questa Basilica di San Giovanni in Laterano e solo San Francesco che se la porta sulle spalle. San Francesco non aveva capito subito. Dopo quella visione si è andata alla Porziuncola, e per questo è andata alla Porziuncola, che noi veneriamo la Porziuncola, perché la Porziuncola era un udine di chiesa tanto caruccia ma rimonta male, e si è messo con la cazzola a mano, con la calcia, con le pietre, a restaurare la chiesa. Lui, con lui che andava dietro, perché non aveva capito che era una visione, ecco. C'è riuscito a riparare la casa di Gesù, come vedi andrà in rovina, c'è riuscito, sì. Perché il secolo XIII, che è cominciato malamente, San Francesco, ricordate che è nato nel 1181 ed è morto nel 1226, quindi proprio a cavallo, pensate che San Gregorio VII era morto una ventina d'anni prima, sì, la lotta per le investiture, quindi un periodo
terribile della storia della Chiesa. Il XIII secolo è nato sotto la cattiva stella ed è passato alla storia come il secolo d'oro, uno dei secoli più luminosi della Chiesa. Grazie all'opera di chi? Di San Francesco e di San Domenico. Cosa hanno fatto? Hanno avuto un'intuizione geniale, a differenza di molti, guardate che molte persone che hanno fatto delle cose simili a San Francesco, i catari, gli albigesi, i valdesi, sono stati tanti dei movimenti mendicanti, tutti scomunicati, tutti quanti fuori dalla comunità della Chiesa. Perché si sono messi a fare questi? Si sono messi a fare un po' prima del tempo quello che avrebbe fatto Lutero qualche secolo dopo. La Chiesa aveva dei problemi? Sì, grossi. C'era la corruzione? Sì, grossa. C'erano gli scandali? Sì, grossi. Questi hanno cominciato a puntare il dito e a parlare contro, a gettare fango, a dire ah, siete una banda di corrotti, siamo noi puri, catari significa puri, voi dovete tutti quanti convertirvi, se no papa e tutti i cardinali non andate tutti all'inferno. Se fa così secondo voi? Non è che non c'erano i problemi, c'erano i problemi, eh? San Francesco ha inaugurato un altro stile, lo sapete tutti quello che ha fatto. Allora si è messo, si è spogliato delle sue vesti, le ha consegnate al padre e si è messo a seguire, come lui diceva, Cristo povero e crocifisso. E lui voleva rimanere da solo, non voleva fondare nessun ordine, non voleva fare niente. Il francescano lui non è che si è messo a tavolino dicendo adesso fondo un ordine, non pensiate che sia così, ha cominciato da solo. I primi frati sono andati a seguire quando stava la porzioncola vedendo, diceva questo che fa? Prima stava dando bene, c'era un sacco di soldi, ma in giro che è successo? Capito? Dopo un po', chiaramente ha visto che devi scrivere una regola, io ho il Vangelo, non volevo anche andare a Roma, poi a un certo punto ha scritto una regola che è una citazione di tutti quanti i passi del Vangelo, è andato dal Papa, non è andato dal Papa a dare a dirgli ah senti un po', guarda un po', io il Vangelo e tu invece con tutta la corte tua cerca di convertirti che sei un mezzo, è andato lì umilmente ginocchiato, prostrato a dire senta santità, noi vorremmo vivere il Vangelo, lei ci dà la sua benedizione? Con questo stile, e il papà certamente gli ha dato una benedizione. Quando andavano a predicare in ogni diocesi, andavano a bussare dal vescovo, pensi a formarsi se il vescovo era buono, cattivo, era santo, era peccatore, dice, senta eccellenza, possiamo predicare nella sua diocesi? Sì, bene, no, beh meglio, andiamo altrove. Ecco, capite quello che sto dicendo? Come si cambia la Chiesa? Come si risolvono i problemi? Facendo la guerra, facendo la rivoluzione, puntandoci il dito gli uni contro gli altri, questo è cattivo, questo va male, questo va male. No. Lo stile di San Francesco è, vogliamo cambiare la Chiesa, bene, cominciamo a cambiare noi stessi. Sapete come cresce la Chiesa? Se tu scegli di diventare santo e cominci a dare un buon esempio. San Francesco diceva sempre sui brani, si predica prima con la vita, e guardate che su questo era terribile, eh? E poi con la parola. Prima con la vita, è quello che ha fatto lui. Qual è stato l'esito? Che San Francesco è morto con non so se 5 o 10 mila frati al seguito senza mai dire niente a nessuno. Hai visto quando il Papa dice che la gente non lo capisce, che non bisogna fare il proselitismo? Non serve fare il proselitismo, perché se tu sei santo, cioè il Vangelo, ti verranno tutti quanti dietro, non c'è bisogno nemmeno che tu li chiami, capite? La gente ti viene dietro così perché l'avverte che c'è qualcosa di bello e di santo. Ha avuto un ordine fuoridissimo, ha dato un buon esempio, quindi senza mortificare nessuno, è chiaro che lo vedeva, cioè capite, immaginate che uno viveva nel lusso, vedeva questo che andava in giro con uno straccio addosso e senza manco le scarpe ai piedi, no? Ma senza mai giudicare nessuno, senza mai mortificare nessuno, senza mai condannare nessuno, pace e bene a tutti, sorrisi a tutti, perfetta letizia a tutti, carità a tutti, e poi quando qua c'è la pena, certamente. Chi vive da santo va in paradiso, chi commette i peccati si deve convertire perché offende il nostro Signore e se non la pianta se ne va all'inferno. Perché questo è in quattro parole la predicazione dei francescani, capite? Hanno fatto la vera rivoluzione. Le rivoluzioni cattoliche sono queste, non sono combattute né con le armi fisiche, né con le armi del disordine, della violenza, della divisione, dell'attacco, della critica e del puntare il dito, ma con le armi dell'umiltà e della santità. Ecco, penso che sia un discorso, non c'è bisogno di dare molte spiegazioni, no? Abbastanza attuale. Ecco, quindi anziché guardare le cose storte, ecco, guardiamo sempre le cose belle e comprendiamo che il rinnovamento della
nostra famiglia, del nostro ambiente di lavoro, della parrocchia, della diocesi, della chiesa tutta, comincia da noi. Non guardiamo quello che fa il prossimo, comincia a diventare santo tu, ad amare il Signore, a pregare per te e per tutti, e vai avanti, senza paura, che la Chiesa la porta avanti il nostro Signore. C'è sempre qualcuno che poi è stato incaricato di rinnovarla, come però ha fatto San Francesco. Io, guardate, quando entrai qui dentro, fu subito mi ci caso, che dentro il tabernacolo, dove ci passo molto tempo, c'è il dipinto di San Francesco, che tra l'altro ho saputo che è stato ritrovato in tempo anche abbastanza recente, non si sapeva che ci stava, al quadro della Madonna del Rosario, lì, coperto solo, dico bene o dico giusto, ecco. E ogni volta che lo guardo mi ricordo di queste cose, dico, ricordati lo stile di San Francesco, ricordati lo stile di San Francesco, ricordati lo stile di San Francesco, proprio lo stile ecclesiale di San Francesco, che è quello più gradito al Signore e quello che, a mio modestissimo avviso, porta i più grandi e duraturi frutti. I Catari, gli Albigesi, ecco, per i nomi non sapete manco chi sono, no? Se tu nomini i francescani, tutti sanno chi sono i francescani oggi, perché San Francesco è stato benedetto dal Signore e c'è un sacco di frati pure oggi, capite? Quindi le opere fatte bene davanti a Dio hanno grandi benedizioni, lo sentiremo anche dopo durante l'ora santa, chi si ferma? Quelle fatte malamente, anche se con buone intenzioni, ma tutte quante a finire malamente, portano male, distruzione e danni, anziché riparare i problemi, ne causano altri e a volte, purtroppo, anche più gravi. Ringraziamo il Signore per questo grande santo, un grande italiano, speriamo che ci possano essere molti altri italiani che ne seguono le orme, e chiediamo a Maria Santissima che stenda il suo manto sull'ordine francescano, benedicendo sulla Chiesa tutta e sull'Italia, in particolare di cui San Francesco è patrono, perché grazie e benedizioni possano scendere su tutti e su ciascuno. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.